origine innanzitutto. Buon pomeriggio a voi. Partiamo dai, intanto partiamo che è finito il mercato, quindi adesso la testa va solo al campo e questo comunque è un bene, no? Si dice. Sì, anche perché c'erano giocatori, come tutte le squadre potevano essere distratti. Io ho sempre detto che questa rosa qui ha una sua fisionomia importante, quindi sono arrivati adesso due giocatori che ci danno esperienza, personalità e quindi è una squadra che deve riscattare subito il brutto passo falso che ha fatto a Renate. È chiaro che nessuno se l'aspettava, me compreso, però sono incidenti di percorso in una costruzione di una squadra importante che quando gli chiedi qualcosa di più, la condizione forse non è ottimale, può succedere questo, però dopo il primo tempo sinceramente non me la sarei aspettata anch'io. È chiaro che bisogna subito svoltare, prendere possesso delle nostre qualità mentali e fisiche per cercare di vincere questa partita. Avendo rivisto anche la partita di domenica scorsa, che immagino avrete analizzata, siete riusciti a capire o interpretare dove sia nato quel secondo tempo così negativo per voi? Non è un secondo tempo negativo, sono 4 minuti che hanno compromesso la partita, dal 54esimo al 58esimo abbiamo fatto degli errori individuali e di squadra e quindi hanno compromesso il buon primo tempo che avevamo fatto, quindi secondo me quando c'è un campanello d'allarme bisogna addrizzare le orecchie, quindi c'era già stato prima del gol di loro, forse avevamo ancora in mente quei buoni 40 minuti che avevamo fatti. Devi sapere che anche un tempo e mezzo può andare in difficoltà perché tutte le squadre vanno e quindi bisogna essere pronti anche alla battaglia. Questo ci ha fatto svegliare e tornare sapendo che le partite si vincono anche giocando sporchi, non solo di fioretto, e quindi domenica dovremo dare la disponibilità a questo, che nei momenti di difficoltà voglia una squadra sporca, che anche una palla mezza e mezza, se c'è da buttarla via, bisogna buttarla via. Volevo chiederti, Pinzi e Bellinger li tieni già pronti per giocare? Sono giocatori che hanno nella qualità il calcio in testa e quindi già visto ieri cosa possono dare a questa squadra. Se questa squadra aveva bisogno di personalità e esperienza, loro sono sicuramente pronti, anche perché sia Berlinghieri che Pinzi hanno svolto tutta la preparazione. Forse Pinzi gli mancano un po' di partite, ma se poi non gliele facciamo giocare mi viene da dire come riusciamo a dargliela, anche perché so per certo, perché lì ha un compagno di squadra che lo conosco bene, che ha fatto tutta la preparazione bene. Poi ieri mi hanno dimostrato di essere venuti qui a Padova con la testa giusta per voler disputare un campionato diverso. È chiaro che tutto non si può ottenere subito, quindi bisogna avere pazienza. Vorrei ribadire che le mie squadre all'inizio hanno difficoltà, è una caratteristica del mio allenamento, perché in tutte le mie stagioni, quelle che ho avuto la fortuna di vincere, ma ho avuto la fortuna anche di arrivare ottavo, nono, sono sempre partiti con grandi difficoltà proprio per la mole di lavoro che abbiamo fatto in ritiro e nelle settimane prima del campionato. È chiaro che non bisogna trovare scuse perché la sconfitta non ci sta e quindi dobbiamo essere bravi a incamerare punti più possibili quando anche non siamo al 100%, perché sono convinto che poi a novembre, un po' prima forse di novembre, la mia squadra sarà al top. Volevo anche chiederti, Bellinghieri lo vedi più trequartista che mezzala e no. Pinzi è partito mezzala nella sua fase iniziale della carriera e poi insomma ha un po' modificato il suo modo di giocare perché ha fatto un trequartista nel Chievo e dopo davanti alla difesa. Pinzi l'abbiamo preso per le ultime 3 stagioni che ha fatto un mediano davanti alla difesa che dà esperienza, fa partire meno l'azione in verticale, sa rallentare nei momenti opportuni, accelerare nei momenti delicati e quindi lui è un giocatore che sicuramente andrà davanti alla difesa. Berlinghieri, per come la squadra è stata costruita, mi sembra che sia più un trequartista, quindi noi avevamo bisogno, perché se l'altra settimana vi avevo detto che non avevo giocato con tre quarti, è proprio per questo che è arrivato un trequarti con le caratteristiche che mi può permettere anche di avere un altro trequartista in panchina e quindi lui inizierà trequartista. Poi so anch'io che ha fatto anche con me la mezzala, ma mi sembra che sia più opportuno dare a questa squadra una qualità lì vicino alle due punte. Quindi in teoria non giocheranno mai insieme, in teoria almeno. Uno vertice basso, uno vertice alto, perché no? Perché mi viene da dire, perché 4-3-1-2 passa 4-3-1-2, sì, anche perché avevo giustificato insomma la scelta del cambio modulo dell'altra settimana proprio il fatto che in panchina non avevo giocatori che potevano ricoprire il ruolo di tre quarti.
Ora abbiamo Berlinghieri che può partire dall'inizio come panchina o Candido, quindi abbiamo due giocatori specifici per quel ruolo, con caratteristiche diverse ma con specificità di quel ruolo. Questo vuole anche dire magari che Derisio può tornare a fare l'interno, visto che magari anche potrebbe domani, Mandolini non so, la botta, Tabanelli assente. Tabanelli assente, Mazzocco con un po' di affaticamento, però oggi farà allenamento, Mandolini ha avuto una piccola discussione che ne vedremo. Può anche essere che Carlo potrebbe fare anche la mezzala e dare quella fisicità che ci possa servire nei momenti topici della partita, vediamo. Quindi, ma non è una bocciatura, anzi io sono convinto che Carlo diventerà un ottimo giocatore di grande livello, quindi dovrà essere pronto a fare i due ruoli nel momento che l'allenatore lo chiederà di giocare sia o interno che davanti alla difesa. Però abbiamo delle scelte adesso, siamo chiaro che ci manca Tabanelli, questa squadra qui deve trovare un po' più di continuità negli allenamenti. Che cosa vuol dire? Che molti giocatori in questo momento fanno un allenamento sì, uno no, uno sì, uno no. Quando riusciremo ad arrivare al top, state tranquilli che il Padova avrà una sua identità molto forte. Mi sembra che a centrocampo hai tante scelte con tante possibilità. Sì, ma io sono contento, ma ero già contento prima che prima e dopo la sconfitta con le Renate, io non mi rimangio le parole, quindi ero contento. È chiaro che ho detto che bisogna avere pazienza, tu prima lo dico che adesso, bisogna avere pazienza, tu si può avere subito. Noi non bisogna essere prima di centro, bisogna essere primi, secondi o nelle prime posizioni a maggio. E quindi sono convinto che a maggio il Padova sarà nelle posizioni che abbiamo. E quindi adesso questo processo di crescita farà, lo so, discutere molti, ma abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di conoscerci fra di noi, perché è vero che le squadre si costruiscono con calma se vogliamo avere un obiettivo importante. La vittoria del Fano alla prima con Bassano, un risultato che tu dici sorpresa, nel gruppo. Ci sono tante, state tante sorprese, le prime partite riservano tante sorprese, mi viene da dire che il Bassano prima di prendere di andare in svantaggio aveva fatto un rigore, due palle davanti. Nel secondo tempo che ha avuto il Fano l'ha saputo sfruttare. Queste sono le occasioni che noi ci sono mancate, che sono anche nelle partite precedenti, che saper sfruttare le occasioni che ci vengono date. E quindi io sono convinto che ogni partita, specialmente nelle prime sette, deve essere interpretata nelle migliori modi, che ogni situazione può essere di pericolo. E quindi vedo, ho visto anche lo stesso Pordenone che ha vinto la fine al 93esimo, il Pisa che ritengo forse una delle squadre più forti della Serie C e forse anche di B, è andata a Olbia, ha perso contro una squadra che si è salvata l'ultima giornata, l'anno scorso attraverso i playout. Quindi queste sono un po' le caratteristiche della C, che bisogna capirle in fretta e molti giocatori devono adeguarsi a questo, che c'è da correre, c'è da contrastare, perché la Serie C, quando loro non ci arrivano con la tecnica, ci arrivano con la corsa e con l'aggressività e con l'organizzazione. Quindi noi un po' su questo ci dobbiamo adeguare. C'è anche da buttarla dentro, perché le ultime partite. E questo è l'emblema di questa squadra, che ultimamente noi creiamo tantissimo e non riusciamo a sbloccarla subito quando noi ci viene data l'opportunità. Di contro, tutte le squadre che ci hanno incontrato, alla prima occasione ci hanno creato l'occasione, l'hanno messa dentro e noi dobbiamo fare sempre una partita di rincorsa. È chiaro che la cosa brutta che non mi è piaciuta della partita è che noi in 4 minuti abbiamo compromesso un buon primo tempo e non deve più succedere, anche se dovessimo andare in vantaggio dobbiamo tenere lo stesso atteggiamento che avevamo tenuto nel primo tempo. Ripeto, se c'è una palla lunga da buttare fuori dallo stadio c'è da buttarla, se si vuole ottenere risultati.